Buon giorno. Oggi il giorno di lavoro inizia abbastanza stranamente, inizia alle 10 e mezzo. Comunque, io non vedo l'ora di andare a prendere il canino. Poi ieri sera comunque non ho visto bene, cioè non ho visto bene. Abbiamo visto intanto la cucciola e li vogliamo prendere. Quella sì. Poi per quanto riguarda ciotole, questa roba, allora dobbiamo aspettare un attimo perché andiamo direttamente in negozio, anche perché vogliamo vedere come oddio, mi sembrava che chissà che cosa c'era, sono un tagliaerba, comunque dicevo, e vogliamo vedere appunto la grandezza, insomma come sono fatte, perché comunque comprarle su internet non ci conviene. Comunque adesso sto andando al lavoro, poi nel pomeriggio dovrebbe venire anche su mia zia e mio zio con i bambini, su a vedere la casa nuova, perché comunque loro stanno abitando in Sicilia, quindi loro non vedrebbero mai la casa, quindi non vedo l'ora che vengano. Domani è il grande giorno, c'ho la visita. Poi ho anche il compleanno di mio nonno domani, appunto il babbo di mio babbo. E poi mercoledì devo andare a Careggi all'ospedale con Marco. Non vi so dire più il mio ragazzo, tanto ormai lo conoscete. Dobbiamo andare, c'è la prima operazione, quindi lo devo accompagnare. E poi vediamo un po' cosa succede. Nel frattempo ho messo in moto che vado, perché sennò scusate per la musica. Comunque dicevo, adesso vado perché sennò faccio tardi, già sono 10 alle 10 e entro fra 40 minuti, quindi meglio andare. Sono appena arrivata a casa, sono passata anche da casa di mio nonno, appunto per vedere anche, ma deve salutarlo, e poi per vedere se c'era anche mia zia, perché eravamo d'accordo che sarebbe venuta a vedere la casa mia, del mio ragazzo, insieme a mio zio e i bambini, i miei cugini, però non l'ho trovata, quindi boh, gli ho mandato un messaggio, ora vediamo, ora aspetto, mi rispondo, poi vediamo. Sono abbastanza preoccupata, domani ho la visita, domani poi mio ragazzo Marco deve essere ricoverato in ospedale un'altra volta, appunto perché mercoledì c'è l'operazione. E niente, adesso vado su in casa, poi dopo siamo anche a cena dai suoi genitori, quindi adesso penso mi metto a stirare, non lo so, o poi computer a vedere un po' per il canino, adesso guardo un attimo cosa fare e poi dopo si va. Allora, io sto già scendendo, sto andando intanto ad accendere la macchina, così quando entriamo già fa freddo. Maya! Comunque, stiamo andando a cena dai suoi genitori, poi io alla fine non mi sono rimessa né a stirare né a fare niente di tutto quello che avevo detto, in poche parole. Praticamente mi sono messa a giocare con il telefono, infatti l'ho scaricato anche del tutto. Comunque, amorosa. Comunque adesso accendo la macchina, visto che fa anche abbastanza freddo, nel frattempo lui è ancora su, sì. Tanto per cambiare, no? Anche perché sapete che comunque lui c'è, essendo in malattia, c'ha gli orari da rispettare, quindi non possiamo né sgarrare né fare niente di tutto ciò se poi lo dovessero beccare, anche se comunque non te lo manderanno mai il controllo, però non si sa mai. Comunque adesso andiamo dai suoceri, io ho anche una certa fame, quindi non vedo l'ora di mangiare. Siamo appena tornati a casa, cioè appena, io sono già in pigiama, mi sono già lavata i denti, adesso metto a editare il vlog e poi vado a fare il mio solito gioco sul telefono che faccio tutte le sere. Comunque, ora in questi due giorni vi
posterò il video appunto dove vi parlo di cosa è successo, così sapete anche voi, visto che ve l'avevo detto e non ve l'ho mai ancora fatto. Ancora domani, non penso domani, no, forse se ce la faccio sì, domani, e poi lo faccio uscire il mercoledì, vabbè non so bene quando, comunque ve lo registrerò. Domattina vengono, mi viene il tecnico per fare la manutenzione della caldaia, visto che ancora noi non l'abbiamo fatta. Poi appunto vado al lavoro e esco, domani faccio solo 2 ore, dalle 10:30 alle 12:30, poi alle 2 ho la visita e poi vado subito all'ospedale da Marco, anche perché lo internano già domani. E voi quando vedrete questo vlog, sicuramente per voi è già martedì, cioè quando voi vedrete questo vlog è martedì, se non sbaglio, sì, è già martedì quando voi vedrete questo vlog. Comunque beh, se ci riesco, il video dove vi parlo appunto di cosa è successo ve lo faccio uscire mercoledì, altrimenti in settimana, non so bene quando ancora. Comunque adesso vedo un po' quando farlo uscire, anche perché ora con il fatto che l'internano Marco non so bene quando poterlo fare uscire i video, quindi ora vediamo un attimino, poi decideremo cosa farsi. Ancora per il cane non abbiamo deciso se è maschio o femmina. Ah, che poi non vi ho più aggiornato sul fatto della luce pulsata di Buffy. Io sto facendo anche qui sotto, mi sono cresciute anche qui, ma perché io ho un po' di problemi di salute e quindi sto facendo anche qui. Comunque devo dire che i risultati si stanno già iniziando a far vedere, perché comunque sono abbastanza costante con le sedute che devo fare, quindi i risultati si stanno già facendo vedere. E niente, adesso appunto mi metto a vlog e mi metto a montare il vlog, poi vado a letto, anche perché domani mi aspetta un po' una giornatina un po' da urlo, e poi mercoledì sono tutto il giorno all'ospedale perché non si sa anche a che ora lo operano, quindi boh, si starà a vedere. Ho preso anche il giorno libero apposta al lavoro, che comunque volevo essere lì. Adesso poi vediamo un po'. Comunque, chiudendo il discorso, io vi mando un enorme bacio come al solito, vi auguro una buona notte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!